Ciao a tutti, sono qua con voi con una nuova diretta. Io sono Rosy e mi occupo di bellezza e salute del tuo capello. E insieme al mio socio Paolo ho scritto un libro, Revolution Way, tutti i nostri consigli, tutti i miti da sfatare sui capelli. Come avere capelli sani, forti e belli anche a casa. Puoi cliccare qua sopra, c'è un link e questo lo puoi scaricare gratuitamente. Sei costretta a passare sempre la spazzola e il phon. Sei lì in continuazione tutte le volte che devi asciugarteli, non sai più come renderli lucidi. I tuoi capelli sono aridi, sono opachi, sono secchi, hai difficoltà proprio nella gestione. Come dicevo prima, devi sempre utilizzare o la spazzola o il phon, oppure la piastra o degli arricciacapelli per cercare di renderli un pochino più con un aspetto sano. Addirittura dopo qualche giorno che ti sei fatta fare il colore, le tue punte sbiadiscono. Una nuova diretta che parla del perché il tuo capello ha tutte queste problematiche che ho appena elencato. Certo, tu mi dici, vabbè, ma io naturalmente ho il colore secco, ho il capello secco, il capello arido già di mio, è normale che poi mi succeda questo. Sì, ma oggi non voglio parlare del capello secco e del capello arido naturale. Io voglio parlare di quei capelli che lo sono diventati, che lo sono diventati per mille motivi diversi. Perché hai fatto dei trattamenti chimici sbagliati? O ti hanno usato un colore troppo aggressivo? Hai voluto cambiare spesso il colore senza prendere le dovute precauzioni? Ti hanno fatto una permanente troppo forte? Ti hanno usato degli attrezzi sbagliati per tagliarti i capelli, quindi i tuoi capelli si sono impoveriti, si sono inariditi e adesso non riesci più a gestirli? Il tuo colore non viene trattenuto all'interno del capello? Oppure hai utilizzato prodotti sbagliatissimi per il tuo genere di capelli, prodotti inadeguati che hanno peggiorato la situazione. Sei andata dopo, chiaramente per migliorare il tuo problema, per dare un aspetto più salutare al tuo capello, oltre ad utilizzare in continuazione la piastra, la spazzola e phon, e stai attaccata col phon, appiccicata alla spazzola perché così si lucidano meglio, così è come il gatto che si morde la coda, no? Cioè, pensi di migliorare perché l'aspetto iniziale, quando tu hai finito di asciugare i capelli o quando tu hai finito di usare la piastra, può essere come effetto ottico un buon risultato, il tuo capello è rimasto lucido, ma chiaramente una volta lavati il tuo capello ritorna come prima, perché è un palliativo quello, come sono dei palliativi quei alcuni prodotti che utilizzi, che hai acquistato per cercare di ovviare al tuo problema. Sei andata alla ricerca di quel prodotto, di quello shampoo apposta per il capello secco. Hai usato addirittura, adesso si usano, no? Li trovi per non sprecare troppo tempo, tutto in uno, shampoo e crema tutto insieme, che al momento sì, ti danno una bella morbidezza, una sensazione di, ma è un effetto ottico. Ci sono all'interno degli ingredienti che ti danno come effetto ottico questa bella lucentezza, questa bella brillantezza, ma quando li ribagni tutto torna come prima. Oppure sei andata a farti fare dei trattamenti che, come la stessa cosa dello shampoo, ti hanno dato subito immediatamente quello che pensavi
potesse durare nel tempo. Invece, ahimè, quando te li sei lavata poi a casa, tutto è tornato come prima. Ti hanno messo in testa dei prodotti che, come effetto ottico, oppure come passaggio di mani, ti hanno dato quell'effetto morbido, setoso, all'occhio ti sei vista il capello lucido, sembrava quasi sano, ma quando sei andata a casa tu, dopo qualche giorno te li sei lavati, nulla, niente, è tornato tutto come prima, perché, ripeto, parecchi prodotti che ci sono in commercio, sia ad uso, passatemi il termine, casalingo, cioè quelli che tu vai a comprarti al supermercato oppure in alcuni negozi, e addirittura prodotti che parrucchieri, miei competitor, vendono a voi, che al loro interno contengono sostanze che si depositano esternamente al tuo capello, quindi ti danno un effetto ottico bellissimo, ma dentro il tuo capello è come prima. È come mettere una pellicola, è come me, ecco un esempio fantastico per noi donne, è come mettere le calze, quelle a 40-50 denari che ti fanno la gamba, praticamente sembra una sottiletta la tua gamba, bella liscia, bella lucida, bella, la stessa cosa, viene messo un film sopra il capello che come effetto ottico, ma quando tu lo lavi questa pellicola va via e il capello praticamente è come prima. Noi della Revolution andiamo alla ricerca di quel prodotto che va a costruire il tuo capello. Quando un capello è rovinato, è crespo, ha bisogno di assorbire dall'interno le sostanze che aiutano il capello a idratarsi, andiamo a dare proteine al capello per far sì che il tuo capello venga ricostruito dall'interno, non venga applicato solo un film esterno, venga proprio rigenerato, gli venga data la sua consistenza naturale e soprattutto quella consistenza duratura che ci permette poi di gestire tranquillamente il capello a casa senza dover continuamente passare spazzolafon o piastra per avere il capello bello. Il capello deve essere bello semplicemente con l'uso del phon in questo modo, senza dover continuamente tutti i giorni passare la piastra per avere un capello lucido. Ricordatelo, se anche tu hai tutte queste problematiche, contattaci, prendiamo un appuntamento, facciamo una consulenza senza impegno, ti diciamo quello che tu e solo tu, perché quello che hai bisogno tu non ce l'ha bisogno un altro, hai bisogno per avere un capello bello, lucido e sano. 0371 898900 oppure 340 9973 923, sono i nostri due numeri di telefono. Puoi contattarci oppure col WhatsApp mandarci un messaggino. Spero di essere stata utile. Ci vediamo con una nuova diretta settimana prossima con me, invece venerdì, con Paolo, chiaramente. Ciao a tutti, vi auguro buon appetito.